grazie per aver scelto il nostro prodotto. Alfa Romeo 156 Super 2000 radiocomandata da competizione è il tuo nuovo sportivissimo automodello radiocomandato da gara classe Touring dalle prestazioni ineguagliabili. Costruiscilo con le tue mani uscita dopo uscita. Scendi in pista e libera tutta la sua potenza. Automodello in scala 1-10, con trasmissione a cinghia e cambio a due velocità. Mosso da un potente motore a scoppio da 2 cc che lo spinge oltre 80 km orari. Tornanti veloci, chicane strette, rettilinei filanti, prestazioni senza rivali. Grazie ai sofisticati ammortizzatori in alluminio, all'assetto totalmente regolabile e alle quattro ruote motrici, puoi affrontare con sicurezza e al massimo della velocità ogni tipo di tracciato e di gara. La tua Alfa 156 replica fedelmente in ogni dettaglio la livrea della nuovissima Alfa 156 Super 2000 che partecipa al campionato europeo turismo, con i colori della gloriosa scuderia Auto Delta, squadra corse Alfa Romeo. Una squadra leggendaria che negli ultimi anni ha giocato un ruolo da protagonista, lasciando spesso a bocca asciutta prestigiose case automobilistiche rivali. Stacca anche tu i concorrenti e brucia il traguardo. Prova un'emozione di guida senza confronti, con un automodello che può partecipare alle agguerritissime competizioni di categoria classe Touring. Grazie alla videocassetta, alle schede di montaggio e all'assistenza online, costruire la tua Alfa Romeo 156 radiocomandata da competizione sarà ancora più semplice e divertente. Segui tutte le fasi di montaggio riportate nelle schede tecniche che troverai in ogni uscita. Istruzioni e illustrazioni chiare e dettagliate. Componenti di altissima qualità e soluzioni meccaniche d'avanguardia. Costruisci divertendoti un capolavoro di tecnologia. E in più un potente motore a scoppio da 2 cm cubici con silenziatore a risonanza, compreso nelle uscite in edicola senza sovrapprezzo. Accendi la tua Alfa 156 Super 2000 radiocomandata da competizione. In pista non hai più rivali. Attrezzi per il montaggio. Disporre sul piano di lavoro gli attrezzi necessari. Un cacciavite a croce medio, un cacciavite piatto medio, una pinza a becchi dritti, una pinza piccola a becchi dritti, una forbice tipo elettricista, un foglio di carta o tela vetrata, un pennello di 2-3 cm, frena filetti, colla cianoacrilica, bacinella per acqua, guanti in lattice, occhiali da saldatura trasparenti. Incollaggio pneumatico. Carteggiare le gole esterne del cerchio e i labbri del pneumatico. Inserire la gomma piuma. Spennellare quindi i componenti per rimuovere ogni residuo. Inserire il cerchio e passare alla segnatura dei punti da incollare, utilizzando un pennarello. Indossare i guanti in lattice e gli occhiali di protezione e applicare su ogni punto la colla cianoacrilica. Procedere all'incollaggio del primo punto muovendo la ruota a destra e a sinistra per lo scorrimento della colla. Ricordare di usare il frenafiletti su tutte le viti meccaniche che vanno avvitate nel metallo. Prima di incollare le altre tre ruote, controllare dal disegno gomma che le ruote abbiano lo stesso senso una volta montate. Carrozzeria. La carrozzeria e gli adesivi per i vetri ricevuti con il terzo fascicolo vanno per il momento messi da parte e utilizzati alla fine con l'applicazione delle decalcomanie. Montaggio differenziale. Posizionare i cuscinetti all'esterno delle due parti che formano la cassa. Preparare i bicchierini con i grani. Inserire i planetari nelle due semicasse e bloccarli con i bicchierini, spingendoli verso l'esterno per non avere gioco. Dopo aver inserito la flangia della corona, mettere del grasso sul planetario e posizionare la guarnizione dopo aver unto il suo appoggio. Inserire i due satelliti montandoli sul loro perno con l'aiuto della pinza piccola a becchi dritti. Unire poi le due metà della cassa facendo combaciare gli incastri,
posizionare le quattro viti e avvitarle tirandole sempre a croce. Il differenziale è pronto. Montaggio ammortizzatore. Inserire sullo stelo il primo benzing sul quale poggia il pistone. E il pistone stesso bloccandolo con il secondo benzing. Preparare il corpo inserendo i due O-ring blu. La rondella di plastica nel coperchio e avvitarlo sul corpo ben stretto a mano. Prendere poi lo stelo con il pistone e inserirlo nel corpo. Con la pinza grande bloccare lo stelo con le parti taglienti vicino al filetto e avvitarvi sopra l'uniball di plastica. Ora inserire l'occhiello nel coperchio inferiore, appoggiare la membrana sul corpo e chiudere il tutto. Inserire l'anello guida molla e la molla sul corpo con il capitello di guida sullo stelo. Inserire anche uno spessore da 2 mm. Gli ammortizzatori verranno caricati tutti insieme. Trasmissione anteriore centrale. Prendere il primo supporto esterno e inserire la boccola eccentrica tenendola al centro. Fare la stessa operazione con l'altro supporto. Inserire poi il differenziale montato in precedenza nei due supporti. Prendere l'asse centrale anteriore, inserire la spina e fissarla con la puleggia. Mettere la flangia di chiusura e bloccare la puleggia completa con un benzing apposito. Montare anche il secondo benzing d'appoggio al supporto. Posizionare il cuscinetto nel primo supporto asse, inserendolo poi sull'asse stesso. Preparare il secondo supporto e metterlo da parte. Prendere la seconda puleggia, inserirla sull'asse e con essa bloccare la spina che va inserita. Poi fissare la puleggia all'interno con un benzing. Montare quindi il secondo supporto e bloccare il tutto con il benzing. L'albero centrale anteriore è pronto. Controllare il suo scorrimento e avvitare i grani che bloccheranno il roll bar centrale. Prendere il telaio e posizionare il gruppo differenziale non prima di aver inserito al suo interno la cinghia lunga. Lasciare liberi i primi fori per il montaggio del paraurti e fissare il gruppo al telaio, senza forzare troppo poiché si tratta di plastica. Inserire la cinghia nell'alberino centrale e fissare anche questo al telaio. Controllare lo scorrimento. Se è duro, allentare la cinghia spostando gli eccentrici. Trasmissione posteriore centrale. Avrete già pronto anche il differenziale posteriore montato seguendo il procedimento di quello anteriore. Posizionare dunque gli eccentrici nei supporti, l'attacca al centro, e preparare il gruppo posteriore. Inserire la cinghia media. Preparare il sistema frenante, unendo con le viti le due piastrine, interponendo tra loro le piccole molle. Procedere con il fissaggio delle piastrine sul supporto destro posteriore, interponendo il disco freno per avere lo spessore giusto. Dopo aver avvitato completamente le viti, dare un giro di allentamento. Inserire i due cuscinetti nei supporti. Inserire il disco freno fra le piastrine, prendere la sale centrale posteriore e infilare il trascinatore freno bloccandolo nell'apposito foro con la spina d'acciaio. Inserire poi il tutto, come vedete, nel supporto posteriore destro. Montare la puleggia interna ai due supporti bloccandola con un benzing. Unire il differenziale e la sale con la cinghia posteriore. E montare il supporto posteriore sinistro bloccando la sale posteriore con un benzing all'esterno del supporto stesso. Il gruppo posteriore è terminato e può essere montato sul telaio tramite le 5 viti autofilettanti. Una di esse è più corta
e va inserita nel foro anteriore destro. Le tre viti anteriori, se chiuse, andranno allentate più avanti. Prima di passare al gruppo cambio, inserire il grano nella cam freno e posizionarlo sul telaio. Cambio a due velocità. Prendere il disco frizione, inserire nel foro perpendicolare nell'ordine la sferetta d'acciaio, la molla e il grano che blocca il tutto. Lasciare il grano a filo del disco, non dimenticare il frenafiletti sul grano. Inserire poi il grano più grosso di fermo, avvitandolo in modo da lasciar libero il foro interno. Passare ora alla corona della seconda marcia con il cuscinetto normale. Centrare i fori di fissaggio con il trascinatore e bloccarla con le tre viti a testa svasata. Inserire sull'asse il disco frizione con la spina che blocca il ceppo frizione rivolta verso l'anteriore e fissarla col grano sul piatto dell'assale. Montare la corona con la campana spingendola fino in fondo. Preparare ora la seconda corona, quella della prima marcia, con il suo disco in alluminio e il suo cuscinetto unidirezionale. Bloccare bene le viti e inserire il tutto. Facendo girare la corona in avanti, tutto deve muoversi. Se non accade, il montaggio è stato effettuato al contrario. Inserire la puleggia con la sua spina e bloccarla con il benzing. Unione trasmissione anteriore e posteriore. Per completare la trasmissione è necessario unire quella posteriore a quella anteriore con la cinghia centrale, che va calzata sulle due pulegge rimaste libere. Provare lo scorrimento del tutto che deve risultare abbastanza libero. Se non lo è, rivedere le parti che bloccano. Bloccare le viti sotto al telaio se erano state lasciate allentate. Prendere la barra di irrigidimento e inserire i cuscinetti a sfera. Posizionarla sui due assali centrali. Posizionare anche le rondelle e bloccare chiudendo i benzing di fermo. Sospensioni anteriori, prima fase. Iniziare con l'avvitamento degli snodi sferici filettati sui bracci dei fuselli direzione. Poi inserire i cuscinetti utilizzando la chiave a croce per quello interno, passando poi a quello esterno. Inserire gli snodi dei fuselli con gambo filettato nei fori appositi e la boccola di plastica antiattrito nel grano grosso d'alluminio e avvitare il tutto fino al contatto con la testa dello snodo. Arrivati in fondo, allentare quanto basta per liberare il movimento. Prendere i bracci inferiori e inserire i grani di regolazione senza farli sporgere nella parte inferiore. Prendere i perni ruota con il bicchierino, inserire le rondelle di rasamento in dotazione e poi infilare il perno nel fusello direzione. Infilare la spina nel foro e bloccarla con il trascinatore esagonale di plastica. Ora avvitare il braccetto al fusello utilizzando inizialmente la chiave esagonale. Avvitare quello superiore allo stesso modo. Salva servo e direzione. Fissare le colonnette in metallo della direzione bloccandole bene. Prendere il perno salva servo e inserire i due bracci e la molla. Bloccare con la ghiera filettata e inserire sul braccio l'astina di giunzione centrale. Applicare il salvaservo sulla sua colonnetta senza dimenticare di montare gli snodi sferici esterni. Inserire la stina sul rinvio direzione. Mettere la boccola sulla colonnetta e sulla stessa anche il rinvio. Fissare il tutto con i due benzing forniti. Sospensioni anteriori seconda fase. Inserire i perni dei bracci nei fori guida dei supporti. Nella parte posteriore applicare i benzing di fermo. Tenendoli fermi, inserire i bracci inferiori con tutto il gruppo prima preparato,
unire i due perni con la piastrina apposita che va fissata ai due supporti, terminare inserendo i bending esterni. Passare alla piastra ammortizzatori, fissare con 4 viti ai supporti, inserire i cardani spinati nei loro bicchierini e passare all'applicazione dei perni superiori che guidano i bracci. Terminare con l'inserimento dei distanziali che regolano il caster nell'avantreno. Aste direzione e ancoraggi ammortizzatori. Avvitare gli uniball sui perni facendo attenzione ai filetti con passo normale e a quello con passo invertito. Utilizzare la chiavetta e la pinza della misura indicata sulla scheda di montaggio. Inserire il tutto sugli snodi sferici della direzione. Passare poi agli snodi d'ancoraggio superiore degli ammortizzatori da fissare con il dado autobloccante. Sospensioni posteriori. Inserire i grani di regolazione come per l'anteriore. Poi i grani lunghi nella parte più sporgente, come indicato nelle immagini. Passare all'inserimento degli snodi sferici negli uniball e montarne uno su ogni perno con doppio filetto, da avvitare poi sul braccio nella parte più corta, terminando il braccio con gli uniball restanti. Preparare ora i portamozzi posteriori iniziando con l'inserimento dei cuscinetti al loro interno. Dopo aver preventivamente preparato gli assi con un bending inserito, bloccare i portamozzi sui bracci inferiori. Inserire parzialmente il perno inferiore. Posizionare il braccio e spingere il perno fino in fondo. Fatta questa operazione, avvitare il grano fino al contatto con il perno. Preparare ora i tiranti superiori con l'aiuto della pinza e ricordando che esistono filetti destri e sinistri. Una volta pronti i tiranti, fissare prima la parte esterna al foro esterno centrale, quindi infilare i perni ruota nei due portamozzi. Montare ora il supporto ammortizzatori con le 4 viti. Poi passare all'inserimento degli o-ring di spessoramento nei due bicchierini. Passare al fissaggio superiore del tirante inserendo la boccola metallica. Inserire la vite che va bloccata con un dado. Applicare il tirante e il dado di fermo autobloccante. Assicurarsi che le sospensioni si muovano liberamente. Piastra radio. Posizionare sulla piastra radio i servocomandi tramite le viti dotate di flangia. Bloccare ma non completamente. Montare anche l'interruttore in dotazione con il kit. Inserire poi il filo antenna nel foro riportandolo sopra attraverso il foro vicino. Dopo aver inserito le batterie, posizionare il portapile tra i due servi e bloccarlo con la ricevente sulla piastra tramite la fascetta regolabile. Inserire le spinette di collegamento, batteria, servo direzione, servo gas freno. Proteggere il filo antenna con un tubo in silicone. Serbatoio. In questa fase occorre interporre una protezione inferiore per il telaio stretto e due o-ring fra il serbatoio e la protezione stessa. Non bloccare troppo. Paraurti. Applicare la parte dura del paraurti al telaio e inserire le colonnette nella spugna neoprene. Fissare tramite le due viti autofilettanti. Supporti carrozzeria. Fissare la piastrina porta colonnette, posizionando le colonnette corte davanti e le lunghe dietro. Inserire le colonnette e bloccarle con i grani. Applicare per ultimi i piattelli con le clips. Motore. Siete giunti al cuore dell'auto, il motore a scoppio. Prendere il carter e inserire l'albero dalla parte posteriore.
Inserire lo spinotto biella nel pistone. Posizionare la biella e farla passare attraverso. Inserire il pistone con la biella dalla parte superiore del motore, posizionando la biella sullo spinotto dell'albero. Inserire la camicia posizionandola tramite la spina guida. Posizionare la guarnizione sotto testa e centrare la testa con molta attenzione. Inserire le viti e bloccarle tirando a croce. Mettere la guarnizione sul tappo posteriore. Inserire al suo interno la boccola di collegamento con il cuscinetto unidirezionale e montare il tutto al motore con le quattro viti a brugola. Inserire il perno con esagono nel tappo posteriore e applicarvi il sistema dello strappo fissandolo con le viti a brugola. Inserire la vite speciale di fermo per il carburatore e tirare il dado laterale per bloccarlo. Con la chiave da 8 mm, avvitare la candela sulla testa. Inserire sull'albero il volano piccolo, poi quello porta frizione da bloccare con l'apposito dado esagonale. Unire la molla circolare da montare sulla frizione due ceppi. Inserire la frizione sul volano e bloccarla con il benzing grande. Applicare la rondella grande, il cuscinetto grande, la campana, il cuscinetto piccolo e la vite di fermo. Posizionare il motore sul suo supporto e fissarlo con le quattro viti meccaniche. Inserire le due viti lunghe con la loro rondella intagliata e fissare il raccordo silenziatore non prima di aver applicato la guarnizione. Dopo aver unto leggermente le spugne, inserirle entrambe nel filtro. Fissare al telaio la stina ferma silenziatore posizionandola negli appositi fori. Collocare il motore sul telaio e fissarlo tramite le quattro viti speciali con la testa bombata. Kit di radiocontrollo e accensione. In corso d'opera vi sarà proposto il kit di radiocontrollo e accensione a condizioni esclusive e vantaggiose. Leveraggio direzione. Inserire nella squadretta del servo direzione la stina di comando. Accendere trasmettitore ricevente. Con il trim del servo al punto centrale, fissare la squadretta sul servo. Prima di posizionare la piastra radio, va inserita l'altra parte della stina direzione nel salvaservo. Fissare la piastra radio con le viti sia sopra che sotto. Silenziatore. Inserire il grano di fermo nella sporgenza anteriore, poi il tubo siliconico di raccordo bloccandolo con le due fascette. Nel foro superiore inserire un pezzo di tubo miscela per creare la pressurizzazione, tagliandolo a 10 cm. Collegare poi il serbatoio al carburatore. Leveraggio gas freno. Seguire la procedura di montaggio del leveraggio gas freno descritta passo a passo nella scheda tecnica dedicata. Provare ora che tutto funzioni perfettamente con i vari comandi azionati dal trasmettitore. Inserire il roll bar con la parte di curva a sinistra e bloccarlo tramite i grani dei supporti a sali. Montare il filtro aria bloccandolo con una fascetta. Caricamento ammortizzatori. Rimuovere molla e coperchio dal corpo. Versare fino al bordo dell'olio siliconico. Pressare sul corpo la membrana per far uscire l'olio in eccedenza. E rimontare il coperchio chiudendo stretto a mano. Provare il funzionamento. Verificare che non vi siano bolle d'aria e rimontare le molle. Fissaggio ammortizzatori. Il vostro automodello sta per essere completato. Inserire gli snodi di plastica negli Uniball ammortizzatori con l'aiuto delle pinze. Inserire le spine dietro con i trascinatori per le ruote. Posizionare due gomme sotto il telaio. Fissare prima la parte inferiore degli ammortizzatori con le viti autofilettanti. Poi innestare l'Uniball superiore sugli snodi.
Ora si può procedere con il montaggio delle ruote utilizzando una chiavetta a croce e facendo attenzione al senso del pneumatico. Completamento carrozzeria. Completate la carrozzeria della vostra Alfa 156 radiocomandata da competizione con le decalcomanie che riproducono fedelmente la livrea della vettura da gara originale. Ora la vostra Alfa 156 è pronta per scendere in pista. Il motore è pronto per l'accensione. Basta posizionare l'accendicandela e dare piccoli strappi veloci e decisi. Eccola sulla griglia di partenza. Prestazioni senza confronto.